Come previsto, ieri sera dame e barillieri dell'Unitalsi, assieme alle confraternite e ai fedeli, si sono uniti al vescovo diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, per l'ormai tradizionale processione con flambeau e recita del Santo Rosario, a conclusione del mese di ottobre, dedicato proprio a questo pio esercizio di preghiera. Il canto del Credo e la prima decina dei misteri gloriosi in cripta di Cristo Re, a seguire la preghiera e la manifestazione di fede per le vie cittadine, sino a raggiungere la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, che custodisce una riproduzione fedele della cappella di Lourdes. A conclusione della preghiera, il vescovo Monsignor Palletti ha lasciato una breve riflessione ai fedeli sul tema della santità. La santità non è il privilegio di pochi, è il dono per tutti. Però per esempio bisogna che tutti lo accolgano, questo dono, che tutti aprano il loro cuore al dono che Dio fa. Maria è la madre di questo dono, perché donandoci il Signore Gesù ci dona veramente il frutto e l'efficacia della santità. Santità non vuol dire semplicemente compiere delle opere buone, certo quelle sono essenziali. Non vuol dire neanche avere una vita buona, quella è essenziale, ci deve essere. Santità si realizza quando c'è la comunione con Dio. E mentre i nostri cammini, certamente con le nostre fragilità, non riescono poi a stare in piedi, invece con la grazia di Dio si possono realizzare. E la comunione con Dio noi sappiamo che è veramente un dono, è Dio che dona a noi la possibilità di entrare in comunione con Lui. Ci libera del peccato, ci rafforza nel cammino, ci mette in un'unione tutta particolare. Ecco, quando questa unione inizia a realizzarsi, e lì è già partita nel battesimo, noi siamo stati posti in comunione con Dio, e inizia veramente a scorrere dentro di noi la vita di Dio. E lì c'è il grande cammino di santità. Però il Signore vuole che questo cammino sia gratuito da parte sua e responsabile da parte nostra. E allora da una parte ci dona la grazia, senza la quale non potremmo fare questo cammino, ma non ci dispensa dalla responsabilità della nostra volontà. Il saluto conclusivo a tutti da parte di Gemma Malerba, presidente dell'Unitalsi Ligure, che ha ringraziato i partecipanti e invitato a vivere un'esperienza di pellegrinaggio e di preghiera assieme alle associazioni, che si occupa in particolare di pastorale sanitaria ed assiste ed accompagna gli ammalati e gli anziani desiderosi di compiere un pellegrinaggio nei maggiori santuari mariani. Un ringraziamento particolare poi alle forze dell'ordine per l'impeccabile servizio che ha consentito lo svolgimento della celebrazione senza interferire con il traffico cittadino.